Ragazzi, siamo arrivati al fottutissimo milione su YouTube. E quindi c'è bisogno di un video speciale in questo caso. Dovevamo, avevamo già programmato, ragazzi, video per il milione qualche mese fa, a febbraio, se vi devo dire la verità. Ma sfortunatamente, per via di questa situazione del coronavirus, abbiamo dovuto rimandare un po' di cose. Quindi creeremo degli speciali da casa in questo caso, come questo, che sarà il primo video speciale di una lunga serie. Ce ne saranno veramente tanti, non preoccupatevi. E mi sono fatto il codino per un motivo, perché questo sarà un tuffo nel passato. Andrò a ripercorrere quello che è il mio passato, come ho iniziato YouTube, quello che abbiamo fatto, tutti i cambiamenti, le varie figate che abbiamo organizzato, i vari fallimenti, eccetera, eccetera, ripercorrendoli con voi, che magari chi non è potuto vederli, chi non ci ha mai pensato di dire: oh, ma che cazzo faceva Power 5 anni fa su YouTube? Ma che ha pubblicato? Eccetera, eccetera. Quindi è tempo di immergersi, questa volta con un video veramente speciale. Ma prima vi voglio dire una cosa: questo è un grandissimo traguardo, veramente difficile da raggiungere in un mondo saturo e pieno come quello di YouTube. Vi voglio veramente ringraziare di cuore per averlo raggiunto. Ora però ci tocca arrivare al milione su Twitch, al milione su Instagram e almeno a 100.000 su Twitter. Cioè, io capisco che nessuno lo usa in Italia, sono l'unico scemo, però Twitter è figo, è bello, cioè cazzo, almeno quello. Ma ora è tempo di questo tuffo nel passato. Come cazzo ho aperto il canale di YouTube? Cringe. Questo è il mio primo video su YouTube, recensione Scuf Gaming, che risale a 7 anni fa, perché nel lontano 2011 fui uno dei primi 10 giocatori al mondo sponsorizzati da Scuf Gaming, con cui ancora collaboro. Questo video, ragazzi, è di un cringe allucinante, cioè già solo l'inizio, cioè sentite, vi prego, cioè alzo pure il volume. Ciao a tutti, sono Power, questa è la mia prima recensione dello Scuf Gaming. Per chi non sapesse cos'è la Scuf Gaming, è una società che produce pad. Che voce da bimbo minchia ho! Di un cringe pazzesco, dalla mia voce. Come parlo, sembra il bambino maffutello che parla così, sembra un pochino quello di Cleveland Show, avete capito? Che parla un po' così, però è romanaccio, quindi ma che cazzo sta a fare questi suoi Scuf Gaming, sui migliori pad, cioè... Fuori di testa, cioè questo è il primo video con cui ho aperto il canale. Ho davvero fatto un video sulla mia postazione. Oh mio Dio, in verticale. No, me lo ricordo che entro dentro casa. Mamma mia, che bordello. Quanto cazzo è cambiata la mia stanza. Mi spia. Mi spia Padre Pio, ma che cazzo è sta roba? Guardate che cazzo era la postazione, che disagio. Qui avevo creato il mio primo PC, vendendo tutte le cose che avevo vinto nei vari tornei. All'epoca era difficile che si vincevano premi in denaro nei tornei, e quindi per cercare di comprarmi un PC, perché volevo avere un PC e poter giocare, vendevo tutta la roba che si vinceva ai tornei. Si vincevano tastiere, cuffie, pezzi di PC. Poi rivendendole, a forza di fare questi tornei così in vari anni, sono riuscito a farmi il mio primo PC. Il processore è un 1090T Black Edition. 1090T Black Edition dell'AMD. Porco due, pezzi d'epoca. Ho ancora tutte queste magliette in giro per casa. Madonna, che roba. Primo mondiale. Quando mi chiamavo Team Flash Power. Tuffo nel passato, sta roba. E poi arriviamo a quelle un po' più recenti, che sono quelle di PMP. Cringe sti video però. Cringe sto video però. Mamma mia, pure in verticale, che ignoranza. Mamma mia, ero proprio facevo veramente cagare. Mi ricordo che quando facevo i video all'inizio non facevo vedere la mia faccia perché mi vergognavo. Dall'altro ero molto ma molto introverso all'epoca. Poi attraverso lo streaming e fare video su YouTube sono diventato molto estroverso. Sono cambiato proprio. Adesso un ragazzino introverso, chiuso, a essere invece quello che sono ora, strapositivo, solare, che non gliene frega un cazzo di niente. Questo qua mi pare... Ah, questo è lo speciale per i 10.000 iscritti. Italian competitive player. Oh, bello con la gappava di sottofondo. Che cazzo è sta roba? Cioè, davvero io ho fatto un video con sto cappello. Ma che cazzo mi state a dire? Potete farci i meme che volete, cioè, con sta roba, raga. Ah, è arrivato il momento di rispondere a tutte le domande. Oh mio Dio! Oh mio Dio, meno male che sono invecchiato bene! La mia stanza è cambiata pochissimo, devo dire la verità, cioè non l'ho praticamente toccata. A parte la scarpiera dietro e tutto il resto, ma... Quante cazzo di domande sono? Vengono fuori dalle pareti! Ma che cazzo ho messo? Oh Dio! Let's go! Bitches! Allora, sfogato, ok, ci vediamo. Let's go! Bitches!
chiamo Giorgio. Ho 21 anni da poco, fatto il 21 anni, sto di 6 anni fa ci avevo preso. E spero di diventare un designer famoso perché non... Spero di diventare un designer famoso. Oh mio Dio, Baby Power, cosa cazzo credevi e pensavi? Cosa cazzo credevi e pensavi? Credevi! Sono veramente... Che cringe. Mi vergogno un botto in questo momento. Ti piace fare lo youtuber? Lo consiglieresti ad altri e andrei avanti ancora molto? Beh, sicuramente è bello fare lo youtuber. Lo youtuber. Spero magari che questa cosa di YouTube diventi una cosa seria. Spero di andare avanti per molto. Sì, non voglio fermarmi. Che cosa hai detto la prima volta? Cringe. Quando ti ho detto che sono un giocatore di cosa che faccio con me e cose varie. Che hai detto? Mi ha dovuto trattenere che voglio buttare giù la frase. No! 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 Abbiamo vinto ora 16.500 dollari in totale. Ah, bellissimo sto video. Questo video proprio c'è. Vecchissimo, risale a quando mi sono messo con Bea. Yo, bitches, oggi no, sono... ricomincia, scusa, non ero pronta. Non ero pronta. Era bella, Bea, con i capelli lunghi. Ciao a tutti, io sono... Potete chiamarmi Braga. Era un attimo scoppiata a ridere, quindi ho dovuto interrompere. Mentre quelle schifose, quelle che ti fanno fare un po' vomitare, guadagno un punto. Quindi vince chi soffre. Vince chi soffre. Quindi... Questo video lo rifarei veramente volentieri, vi giuro. Oh mio Dio, questo è uno dei miei primi video su Dark Souls. Mi pare questo è sul 2 forse. Mi ricordo che per Dark Souls 3 ero impazzito, che avevo fatto quella magagna di comprare il gioco in Giappone per poterci giocare settimane prima. Questo gioco mi piace tantissimo, dalle armature, alla storia che c'è dietro, allo scoprire i vari posti. Cioè, questa qui è una cosa opzionale che ho scoperto totalmente a random per cazzeggio. E non stavo registrando, questa è la sfortuna. Non stavo registrando. Weakness head. Flanking attack. Ho capito! Oh! Oddio. E lo one shottavo in testa. Figata. Voglio rigiocarci. Che è questo video? Da console a PC? No, regà. Sto video è fantastico. Cioè, questo è veramente uno dei video più belli e motivazionali di sempre. Questo qua è il video di quando io sono passato da console a PC in 6 mesi. Racconta un pochino quello che mi era successo, quello che avevo fatto. Il fatto che quando streamavo COD avevo un sacco di spettatori, di gente che mi seguiva, ripartire da zero perché su PC non sapevo giocare, cercando di migliorare, di andare a giocare le LAN, di provare a fare i tornei. Mi scende la lacrimuccia, cioè, per forza. Il mondo ha sempre bisogno di nuovi eroi. Bello Overwatch. Mannaggia a voi che l'avete rovinato, Blizzard! Rivedere questi commenti mi fa ripensare ai commenti di oggi. Non è cambiato veramente un cazzo da ieri a oggi. Stesse domande, cambiate il gioco però. Come fai a giocare a Valorant? Come lo fai a mettere? Quando ritorni su Fortnite, talento sprecato. Power, sei diventato famoso solo per Fortnite e ora smetti così. Che gioco pessimo. Power, riporta Fortnite invece di questo gioco di merda. Il Power Scuffed su PC alla sua prima LAN. Er Ciro, quello è Ciro, quello accanto a me a destra. Al, Beretta. C'è un botto di gente che era venuta a guardarci. Un sacco dei miei fan di COD che erano venuti a vedermi. Inizia la season 2. Mamma mia, qua proprio io e Ciro, il duo delle ranked. Olè! 406esimo, la prima volta che entravo in top 500. Che bello sto video, mi ricorda veramente i vecchi tempi. La mia ragazza mi ha supportato, non volevo givappare, i miei amici e tutti gli sponsor mi hanno abbandonato, i nuovi che mi hanno supportato. Tutti i ragazzi sono rimasti a supportarmi da casa, è vero. Quando avevo iniziato a streamare Overwatch che sono rimasti. Questo è chi mi ha tirato e chi mi ha detto che non avrei mai cambiato niente e chi mi ha detto che giocavo un gioco di merda. Questo video ragazzi è veramente bello. Questo video è veramente bello, fatto proprio col cuore. Slept. Unlucky. Get off my face. Belle ranked. Per questo mi piace un botto farle su Valorant. Mi mancano questi periodi così. Zarya, soldier behind you, soldier behind you. Soldier, porco, tu se sei un bidone. Non è cambiato un cazzo, ragazzi. Sempre lo stesso, bidone bastardo. Bello questo, l'Overwatch Anniversary. Con Midna. Questo è un evento bellissimo in cui la Blizzard aveva chiamato tutti gli streamer d'Europa di Overwatch e ci aveva messo tutti dentro un grandissimo posto strafigo in Germania, dove dovevamo streamare per 2 giorni, praticamente scambiandoci ogni tot, per l'anniversario di Overwatch. Ed è stato un momento in cui io ho deciso, in quell'istante, voglio fare lo streamer. Ho detto, dedicherò più tempo allo streaming, voglio streamare,
voglio diventare uno streamer e voglio farlo con più costanza. Da lì che ho deciso di streamare, di impormi una costanza e una dedizione. È stato lì che ho realizzato, ho detto, cazzo, mi piace un botto questo mondo, è veramente figo. Prossimo video, primo video di Fortnite. Dove ci si droppava? No, questo è tipo il mio secondo o terzo game, eh? Torcazzo, Tia e Mr. Valerio 94. Dove si va? Valerio, a Tilted. Quanto era bello sta mappa. Una mappa da Torc, Torcazzo. Il leggendario Torcazzo delle leggende. Sto salendo, ma c'è uno che mi insegue. Vai, guarda Valerio che è scappato di casa, mamma mia ragazzi. E io facevo veramente schifo. Cioè, one pampati così. Che 4 kill ora le faccio allo start, cazzo. Ma siamo a metà game. Pipo, Pipo, il power di ora non ne sarebbe fiero, se vi devo dire la verità. Questo è uno dei primi video dove ho fatto un'iniziativa di beneficenza. Sono sempre cercato di essere vicino alle iniziative di beneficenza e cercare di essere un modello positivo per le persone e far capire che con un piccolo successo e un po' di fama, perché qua ragazzi, cioè, non ero per niente famoso, anzi forse questo è pure prima di Fortnite questo video. Qua assieme a tutti i ragazzi del MOBA, Kenren, Lapo, Terenas, Paolo e tantissimi altri ragazzi, e Bob eccetera eccetera, abbiamo creato un evento di beneficenza su PUBG assieme all'AIRC per raccogliere fondi per l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. E ora, quasi 4 anni dopo, vi posso dire che siamo arrivati a ben 100.000 dollari donati al fondo. E tra l'altro abbiamo anche creato un fondo a nome di mio padre, che è proprio morto per questa malattia. Ah, questo è un signor video, ragazzi, del mio canale, che bisognerebbe rivedere. Io con Tifio mi conoscevo già da tempo, perché giocavamo a Destiny, lui giocava in un clan americano, io giocavo in un clan invece italiano. Loro erano coloro che facevano sempre i record mondiali, le speedrun di Destiny. Noi siamo stati gli unici a batterli o a fare dei record che non potevano essere battuti in alcune patch. Quindi nacque una sorta di scontro tra noi e la loro squadra, che si chiamavano i Redeem. E poi io e Tifio ci continuiamo comunque sempre a sentire, specialmente quando io andai su PC e pure lui giocava a PUBG. E lui mi fece il piacere di venire a giocare con me a questo evento, che era il Royal Rumble di Fortnite, che io creai invitando tutti gli influencer più grandi italiani e organizzando un evento for fun, di puro divertimento, ragazzi. E lui laggava, stava più di 100 di ping, eh? Rega, qua c'è da far vedere il finale quando lui rimane da solo. Questo era veramente un bel evento che avevamo tirato su. Season 4, se non sbaglio. Mica senza shield. Che grande, di figo, tutto il lag. Era appena entrato nei phase. Bellissimo veramente questo evento. Questo evento è stata una fatica incredibile da creare, da gestire, fare tutta la parte grafica così, ma penso che sia uno degli eventi più belli che abbiamo mai creato. Qua è il power che cominciava a fare le cose più seriamente, in modo più professionale. Qua che ho cominciato a cercare di fare le cose meglio, in modo più professionale e serio. Poi, andando avanti, cosa c'è? Ah, vabbè, raga, questo c'è secondo nella mia top 3 degli eventi più belli. Cosa cazzo? Tinted! No! Casa mia! Primo evento di Fortnite, vero? Che bello! Questo qui è un altro video storico del mio canale che, cioè, secondo me questo video è un pochino pure la storia mia, che racconta un pochino la mia vita, la mia storia. Leggendario. Uno dei primi italiani, non il primo, però uno dei primi, ad entrare nei Fnatic. Quatto, eh? Ora lo faremo molto meglio, secondo me, un reveal del genere, però. Tutto tenuto top secret, ragazzi. Ebbene, boys, è arrivato il momento di indossare questa maglia. Ragazzi, per me questo qui era un onore, era una cosa, un momento fuori di testa. Immaginate essere un fan di una squadra che ti ha ispirato, contro cui tu giocavi contro e sognavi di essere un professionista, e poi diventarlo, andare a giocare per loro. Un momento allucinante, fuori di testa. Ragazzi, poi questo qui è un video invece sul canale dei Fnatic, non sul mio. Questo video, dopo questa partita, i Fnatic, che è stato il mio primo torneo con la maglietta nera e arancione, dopo questa partita, i Fnatic chiesero un traduttore di tradurgli tutte e 10 le partite per vedere quello che dicevo, eccetera, eccetera, come mi comportavo, eccetera, eccetera. Ed è qui che mi fecero il contratto di 2 anni, perché prima avevo solamente un contratto a breve termine. Questo video è allucinante, cazzo. Questa partita c'era un cazzo di metallo allucinante. Quando sparavo per aria per attirare le persone. Fallire il mio primo torneo vestendo questa maglia sarebbe stato il mio più grande insuccesso. Chissà cosa sarebbe successo se avessi fallito. Dai, cazzo!
cazzo! Let's go! Cazzo, i brividi! E poi subito dopo c'è un video pure secondo me molto importante della mia carriera, della mia storia, qui su YouTube. Ed è il video del Games Week, che rappresenta un pochino il Games Week. Ed è il video in cui ho detto, devo fare le cose seriamente. Ed è il video in cui c'è stato quello switch. Non avevo ancora realizzato che effettivamente le persone mi tifavano, mi amavano, mi supportavano. Ancora non lo realizzavo. E il Games Week, fidatevi, è stato quel momento. È stato quel momento di realizzazione. Entravo in fiera alle 8-9 del mattino. Uscivo alle 7:30 dalla fiera, non mi fermavo un momento per andare al bagno, non mi fermavo un momento per mangiare, non mi fermavo un momento per bere, ero sempre lì gasato a 1000, a 2000 e sono stato malissimo dopo quell'evento, ma volevo dare tutto me stesso per i miei fan, per le persone che mi seguivano e mi amavano, perché mi sono reso conto che c'era così tanta gente lì che non volevo deludere nessuno. È stato un momento secondo me magico che mi ha fatto capire, Giorgio, tu devi tutto a queste persone e devi dargli tutto te stesso, indipendentemente se stai male, se sei stanco, sti cazzi, lo devi fare. Avevamo bloccato il corridoio, avevamo bloccato tutto il corridoio per quanta gente c'era. Boom, ha dato una musata alla camera. Firmare la scarpa, questa è la prima volta che mi fecero firmare una scarpa. E ormai è diventata una cosa normale firmare le scarpe, ragazzi. Cioè ormai le persone mi danno le scarpe da firmare. Quanti anni c'hai? 20. Ti riporti male? Che bomba atomica! Con Jimmy Brazzo. Ma sei snodabile, ragazzi. Ma ti voglio bene a Paolo. Probabilmente io non starei streamando senza di lui. Per un anno mi è stato dietro dicendomi, Gio, tu sei un grandissimo streamer, non è arrivato ancora il tuo momento, ma arriverà. Tu devi mollare il tuo lavoro, devi fare della tua carriera lo streaming. E se tu non me l'avessi detto, adesso non sarei qui. Veramente grazie, Paolo. Come dice il detto, tira più un pelo di figa che un carro di buoi. Oggi ho potuto constatare che tira più un pelo di power che un carro di figa. Però regà, questo forse è uno dei video, secondo me, più belli. Età 22. Gian Andrea che fa la voce. Che voce che ha, fa sborare, raga. Orion. La season 4 di Fortnite. Nessuno dei due ha voluto ascoltare le risposte dell'altro. Raga, vi giuro che io e Marza, quando Marza registrava, io ero in un'altra stanza proprio lontano perché non volevo sapere quello che diceva. Abbiamo detto veramente un sacco di volte le stesse cose. Cioè, questo fa capire la nostra sintonia. Ti voglio bene al Marzone, cazzo. Quando pure lui ha fatto il video su di me, parlando di me, di quello che facevo, perché ci credeva tantissimo in quello che facevo e come lo facevo. È veramente un grande amico. Mi è stato vicino in determinati momenti. È veramente una persona che mi vuole veramente bene. Quando finisci, di passo. Vaffanculo, passo. Tu madre qua, puttana, passo. Il mio primo vlog fatto bene. Quando sono partito per Las Vegas. È una cosa che mi manca, viaggiare, poter fare i vlog. Credo che erano delle cose veramente fighe quelle che facevo. Ed erano fatti in una maniera molto più naturale. Non professionale, ma proprio come una persona normale, qualunque, che si ritrova in queste situazioni. Non dire niente male, ragazzi. Questo video, ragazzi, guardatevelo perché è veramente bello. Un must che fa parte della cultura pop di YouTube, secondo me. Il test del campo di fragole. Cazzo, era bello che quando Marzo saliva a Roma ci andavamo a fare le cene, noi cinque stronzi, al sushi. Non ve lo voglio spoilerare il test del campo di fragole fatto con loro, perché è veramente divertente. Quindi magari andatevelo a vedere, raga, perché è veramente divertente ed è veramente una bella cosa. È stato veramente un momento carino. Questo qui è la prima volta che facevo Super Seducer o Power Seducer assieme ad altre persone, non da solo. Altro video, dato che ci stiamo avvicinando alla fine, questo video che è un pochino una rivalsa, secondo me. Mi ricordo che qua c'è un game in cui tutti mi diedero contro perché usavo il flatline che non era in meta, e io me ne sbattei il cazzo del meta perché io sono il meta, e feci il devasto e vincemmo quel game grazie alla mia performance col flatline. Tutti qua brillammo in ogni game, abbiamo vinto tutti i premi, tutti i premi extra, abbiamo fatto il primo posto, tutto abbiamo fatto, per il maggiore win, per il maggiore kill, tutto abbiamo vinto, raga, abbiamo vinto tutto, ragazzi. Dominato questo Twitch Rivals, è vero, dominato. Sicuramente una delle cose più belle è anche stato Katowice. Rappresentare l'Italia a Katowice all'Intel Extreme Master. Qua, ragazzi, c'è il torneo in duo. Qua è successa una brutta cosa tra me e Jarl. Ovviamente Jarl non credeva tanto in me, nelle mie abilità, nonostante comunque ero quello che stava fraggando di noi due e come stavo giocando. E c'è questo momento di questa partita
in cui io praticamente sono rimasto da solo senza di lui per tutto l'endgame. E lui mi continuava a gridare nelle cuffie. Era già successo nel secondo game che lui gridava, urlava e io non ci capivo niente, raga, non mi faceva capire niente. E qua mi ricordo che io gli urlavo shut the fuck up, let me play, shut the fuck up, let me play. E qua tipo da una situazione impossibile sono riuscito a uscire fuori e prendere tipo il terzo posto, che erano tutti a tifarmi da casa. E poi c'è il party che hanno organizzato i Fnatic, ragazzi. E i Fnatic sanno come far vedere che sono i più grossi, raga. Questa è una delle ultime cose che vi voglio far vedere, quello che abbiamo creato, di quello che io voglio fare, di come io investo ciò che guadagno e come penso sia anche il mio futuro dell'intrattenimento, anche di riuscire a fare cose così fighe che nessuno si sognerebbe di fare. Noi per creare questo evento ci abbiamo messo solo 12 giorni, ci abbiamo investito tantissimi soldi e tantissima fatica per creare questo. Benvenuti alla Fnatic View in Party House, le schede. E ora andiamo a fare un bel giro tutti assieme. Bam. Pa, 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 pa. È incredibile da dove siamo partiti a fare questo, capite? Quello che stiamo facendo e quello che faremo. Questo video rappresenta uno dei miei più grandi successi. Ma anche uno dei miei più grandi insuccessi, sapete già di cosa sto parlando, ed è la fine di Fortnite, il buco, dove sono riuscito a raggiungere ben 76.000 spettatori, o addirittura di più, ora non lo so precisamente, che è un record fuori di testa, sono stato il secondo streamer più visto al mondo all'epoca, però il mio più grande insuccesso è perché, ok, 76.000 spettatori per un evento così grande, però se ci pensate abbiamo fatto un sacco di altre cose fighe in passato. E tra l'altro speravo che questi 76.000 spettatori all'epoca si spargessero poi su Twitch, come ho sempre ripetuto durante la streaming, invece di magari rimanere solo a me o poi di scomparire dopo l'evento. E sfortunatamente è una cosa che non è successa all'epoca. Penso che sia il giusto video per concludere questo video speciale in cui ho ripercorso un pochino la mia storia su YouTube del milione, anche per ripercorrerla con voi, per chi magari non mi segue qui su Twitch, e farvi vedere qualcosa che magari vi siete persi. Quindi speriamo tutti i bus della battaglia diretti fuori siano pieni, riprova tra qualche minuto. Ricerca che non mi faceva entrare. Forse sta... anch'io sono indietro. Sempre in ritardo, senti Gabbo. Ma che cazzo è? Che bello questo evento, raga. E è incredibile, ho azzeccato. E che cazzo di roba che è stata, raga? È entrato anche a me. Sono entrato. Anche a me è entrato. Vaffanculo Epic Games. Siamo riusciti a intrattenere le persone parlando tra di noi, facendo cose divertenti, senza giocare o avendo qualcos'altro. Cioè solamente l'interazione tra di noi ha creato un contenuto, un qualcosa. È stato veramente un momento molto bello dove ci siamo divertiti e abbiamo improvvisato perché non sapevamo quello che stava accadendo. Stava veramente delle belle giornate in cui siamo divertiti. Io stavo impazzendo, non capivo cosa stava succedendo. Ci sono tanti video che avrei voluto mettere all'interno che mancano. Anzi, una cosa bella sarebbe se voi metteste nei commenti praticamente quale video magari secondo voi mancava qui che avrei dovuto mettere assolutamente. Però spero che vi sia piaciuto questo video speciale che abbiamo dovuto fare da casa per via del coronavirus. Non vi preoccupate, ce ne saranno molti altri molto più fighi e particolari per festeggiare questo milione e per recuperare gli speciali vecchi. Io ragazzi, l'unica cosa che vi voglio dire è grazie veramente, perché ci siamo fatti una run assurda a questo YouTube. Se voi pensate da dove siamo partiti fino a dove siamo arrivati, è allucinante tutto questo, è veramente una cosa incredibile, e io vi voglio veramente ringraziare di tutto il supporto che mi avete mostrato, di tutto questo tempo che avete speso qui assieme a me. Ma questo, come dico sempre a ogni traguardo, è solo un altro inizio, quindi io vi ringrazio a tutti, spero vi siate divertiti con me, noi ci si becca in streaming o qui su YouTube. Let's get it boys, e grazie ancora a tutti per questo milione, un milione di volte grazie.